Seconda uscita stagionale per la Varesina, che ancora tra le mura amiche del suo stadio ospita la nuova Romentin di Mister Gonzales. A primo tempo un po' spento, con la Varesina che si fa preferire per palleggio e manovra, con gli ospiti pronti in ripartenza, soprattutto con l'attivissimo Piscitella sulla corsia di sinistra. Le azioni della prima frazione in realtà, come detto, sono poche. Ci prova prima la Varesina con questo tentativo in girata da parte di Bertoli dentro l'area di rigore, su cui attento Ferrante. Dall'altra parte la conclusione dal limite dell'area la stiamo vedendo da parte di Rizzo, potente, ma è bravissimo il portiere della Varesina Chironi a distendersi e a deviare sul finire della prima frazione. Calcio di punizione di Ghioldi, testata di Guri, pallone lontano dalla porta di Ferrante. Con le immagini passiamo alla ripresa, sicuramente più viva. Si inizia subito con una potenziale chance, calcio di punizione molto interessante da parte di Giannola, colpo di testa di Gasparri sul fondo, poi arriva il gol col numero 7 che si riscatta con questa azione splendida di Buzzetti, tocco per Bobbo, assist per Gasparri che dentro l'area di rigore fa doppio passo e se ne va, sinistro sotto l'incrocio dei pali. Al nono minuto della ripresa, Varesina in vantaggio con il gol del suo capitano, che andiamo a rivedere a livello di finalizzazione, sinistro davvero impeccabile. La reazione dei piemontesi si sviluppa su questo calcio di punizione con Sacca che scappa via sulla sinistra, pennella dentro l'area di rigore, l'ultimo tocco è del classe 2006 Latri, che al 64esimo trova il gol che dà l'1-1, la vedete qui, la zampata sotto porta da parte di Latri. Ma sfida che non è finita, perché entrano i freschi giocatori della Varesina. Di Mauro qui anticipa, scappa via, si fa stendere, calcio di rigore al minuto 72, ci pensa il piattone da parte di Bertoli a ridare il vantaggio alla squadra di Marco Spili. Rivediamola, perfetta esecuzione dell'attaccante, ci prova in qualche modo la nuova Romentin qui con questa incursione da parte di De Lorenzis, conclusione che però termina sul fondo e nel finale questa mischia dentro l'area di rigore che Latri non riesce a convertire con il gol del 2-2. Ultimo brivido con la Varesina che ci prova in area di rigore dall'altra parte, il colpo di testa di Cagia col pallone che sfiora il palo della porta piemontese, finisce 2-1 con buone indicazioni per entrambi gli allenatori.